Viola torna a casa a piedi, sotto una luna liquida, si sente invisibile e per questo è quasi felice. Rientra in casa, non fa rumore, lui dorme ancora. Lei si spoglia e fa il gioco che ha accompagnato tutta la sua adolescenza. Si distende sul letto, supina, con le mani sul ventre e scappa. Il luogo è sempre lo stesso, una spiaggia deserta. Fa molto caldo, ma c'è vento fresco e il sole un po' più basso. Nel gioco lei è nuda. Sente forte il calore del sole sulla pelle, i brividi del freddo del vento. Talvolta ci sono gli scogli, altre volte una spiaggia bianca, ma sempre in silenzio. Solo in lontananza, ogni tanto, delle grida di bambini, ma molto, molto lontano. Entra nell'acqua, sente il contrasto tra il sole e la temperatura del mare, e un nuovo brivido la pervade. Nuota in silenzio, si perde a giocare con i pesci, tutto è morbido, soffice e silenzioso. Poi esce e non si asciuga, perché le piace sentire il calore del sole che fa evaporare l'acqua, si distende sulla sabbia e si addormenta. Ho sempre me, pensa, prima che faccia buio sui suoi sogni. Il mattino dopo suona il campanello alla porta di Luca. È l'amico col viso da Apache. Non gli parla di Viola. Ha capito che gli farebbe male. Dice che ha deciso di tornare in Nepal. Ha preso le ferie, vuole tornare dove ha visto un altro mondo. È abituato a stare da solo, ha attraversato l'Europa in moto. Non ha una ragazza e ha ancora speranza di vedere un altro mondo e un altro modo di vivere. È venuto da Luca per chiedergli se viene anche lui. Sì, dice Luca. Ho sempre me, pensa Luca. Qualunque cosa accada.